Bentornate e bentornati, siamo ancora qua in questa speciale diretta all'insegna dell'extravaganza. Stiamo raccontando la nuova edizione del Beer Anthology Festival che torna dopo 2 anni di pausa a Scrofiano, appuntamento dal 26 al 28 agosto, con tante novità. Vi abbiamo già raccontato quali sono le caratteristiche delle serate musicali di questo festival, vi abbiamo raccontato la birra originale che è stata creata appositamente per questa edizione del festival grazie a una collaborazione tra Sinalunga e Dorking, città gemellate, e adesso siamo qui con Luca perché dobbiamo parlare di un'altra importante novità che è il libro, il volume Birra Anthology, che è stato creato appositamente anche questo per questa edizione del festival. Un volume che raccoglie un po' la storia ma anche funge da guida anche per le edizioni future del festival. Esatto. Quindi Luca, che fa parte dello staff, è uno dei creatori del festival, ti chiederei un po' di raccontarci un po' come nasce l'idea di questo libro e di cosa parla. Allora Alessio, guarda, innanzitutto diciamo che l'idea, un po' come tutte le cose importanti se vogliamo, no? Nasce da un'esigenza. E l'esigenza ce l'ha data la pandemia che purtroppo c'è stata negli ultimi anni, di conseguenza una volta capita diciamo l'impossibilità di poter fare in quell'anno un'edizione diciamo tra virgolette normale del festival, abbiamo preferito non farlo, nel senso che la nostra idea di festival è prima di tutto contatto e condivisione, quindi senza entrare troppo nel merito di quelle che poi sono state, no, le normative e le contromisure, non ce la siamo sentita. Abbiamo preferito fare uno stop che inizialmente è stato di un anno, poi sono diventati 2 e quest'anno alla fine finalmente ripartiamo. Quindi durante il lockdown ci siamo detti proviamo a fare un qualche cosa che in un certo senso continui quella che è la nostra tradizione annuale del festival e lasci anche in un certo senso un segno celebrando quello che è stato fino ad oggi, in un certo senso mandando un saluto, se così possiamo dire, a persone e gruppi che sono stati da noi nelle edizioni passate, ma al tempo stesso abbiamo colto l'occasione per provare a fare un'altra cosa, quindi scrivere, creare un libro che non fosse soltanto una celebrazione ma anche una sorta di guida per quello che noi vorremmo fosse questo festival, ovvero l'abbiamo chiamato un concept festival, quindi abbiamo cercato, come avete anche detto con gli ospiti di prima, abbiamo cercato di dare un indirizzo ben preciso ad ognuna delle serate, cercando di creare un microcosmo in ognuna di quelle 3 sere, con degli stilemi, dei generi, delle caratteristiche. Quindi serviva in un certo senso una guida anche che, no? Desse un po' il là, esattamente. E qui poggia, diciamo, quello che poi è questo libro. Un libro che, diciamo, non è solo cartaceo, nel senso che per chi poi lo leggerà avrà modo di averlo e di vederlo, è veramente ricco anche di collegamenti digitali fatti grazie a dei codici QR che quindi possono estendere quella che è la normale lettura e in un certo senso anche rompere il limite della carta, perché una delle cose ad esempio che ci sono all'interno appunto del libro sono delle playlist musicali, dei suggerimenti musicali che diamo ai nostri lettori, suddivisi chiaramente sulla base di quelli che sono i 3 generi delle 3 serate di quest'anno. Quelle però sono playlist in continua evoluzione, quindi sul libro saranno riportate una serie di pezzi, ma non è detto che quei pezzi continuino in futuro ad essere in quelle playlist, magari verranno tolti, verranno aggiunti altri, verranno aggiornati. Con il QR code uno può rimanere in contatto con noi anche oltre il libro. Quindi questo è un po' quello che ci siamo prefissi di fare, speriamo di esserci riusciti. Il volume rimane sempre valido proprio perché appunto rappresenta il filo conduttore della vostra idea di festival. Esatto. Ricordiamo che questo libro può essere trovato tutte le sere del festival, perché ovviamente lo potrete vendere, lo potrete proporre durante il festival, contiene moltissimi riferimenti di quelli che hai già parlato, ma anche tante foto e illustrazioni
tanti ricordi di quelli che poi sono state le edizioni precedenti del festival, si può trovare anche nel nostro negozio online di Valdichiana Shop, perché con Valdichiana Media sono stati editori appunto del libro che avete ideato. Però ti chiederei di approfondire maggiormente, ovvero come avete lavorato, chi ha partecipato a questa edizione e un po' qual è la struttura che avete dato a questo libro. Allora, innanzitutto va fatta una doverosa premessa, e mi viene quasi da ridere, perché inizialmente questo progetto non era un libro, era una fanzine, al massimo una serie di 2 o 3 fanzine. Che cos'è una fanzine? In breve, per chi non lo sa, la fanzine è una pubblicazione, diciamo così, tipica delle sottoculture, nasce in poche pagine, pochi contenuti. Perché? Perché solitamente veniva stampata e fotocopiata e poi a mano piegati i fogli a 4 in orizzontale, spillati, e quindi si faceva questa pubblicazioncina di 8-12 pagine, e veniva distribuita rigorosamente a mano, quindi era una forma espressiva low cost che girava appunto negli ambienti delle sottoculture. A noi questo modus operandi, questo sistema di comunicazione è piaciuto da subito, e quindi inizialmente, un po' per vicinanza di generi, un po' appunto per vicinanza con questo metodo comunicativo, avevamo pensato di appunto realizzare una fanzine. Poi ci siamo fatti prendere un po' la mano, i contenuti aumentavano, quindi alla fine siamo arrivati ad un libro. Perché i contenuti aumentavano tanto? Aumentavano perché, e qui mi ricollego alla tua domanda, come abbiamo fatto? Beh, di base diciamo che abbiamo cercato di fare in modo che più persone possibili vicine al festival potessero dare un loro contributo, potessero inserire qualcosa. Quindi nel caso di Elena, che abbiamo visto nell'intervista precedente, oppure Veronica, un'altra ragazza che fa parte dello staff e sono due bravissime disegnatrici, nel caso loro gli ho chiesto di realizzare delle illustrazioni che presentassero gli artisti intervistati, quindi delle illustrazioni a tema, ispirate, e ognuna diversa dall'altra, e un'opera unica. Per quello che riguarda le interviste invece se ne è occupato prevalentemente Giacomo, e sempre per il solito discorso è stato fatto durante il lockdown, quindi ovviamente le interviste sono state fatte tutte tramite i social oppure mail, comunque a distanza. Quindi si è creato tutta una amalgama di materiale che aumentava sempre di più, anche perché poi quando arrivi sul momento magari ti fai una lista di persone da intervistare e poi dopo ti ricordi cavolo ci siamo dimenticati, oppure cavolo no, ci sarebbe anche, ce la facciamo a dare, e quindi abbiamo cercato di dare spazio a tutti, e da una o due o tre fanzine siamo passati a un libro. Poi per il resto diciamo io ho avuto un po' l'arduo ma al tempo stesso piacevole compito di dare un senso a tutto questo materiale, impaginare, creare comunque, esattamente, ho cercato di farlo nella maniera più, diciamo così, meno standardizzata possibile, perché non volevo assolutamente staccarmi dall'idea originale di fanzine, e quindi di un oggetto che, oltre a quello che abbiamo detto prima, raccoglieva proprio pagina per pagina il contributo di tutte le mani che partecipavano a questa realizzazione, quindi per cercare di non soffocare tutto il materiale che avevo, chi lo vedrà si renderà conto che è un libro che, diciamo, ogni due pagine cambia completamente stile, sembra quasi mantenendo quel filo conduttore, esattamente, concetto culturale. Esattamente. E personalmente ho trovato molto affascinante, entusiasmante l'idea di poter collaborare a questo progetto, proprio per il fatto che non c'era un racconto da fuori del festival, ma era il festival che si autoraccontava, e tutto sta nel vostro concept culturale che avete dato, e tutto si tiene, è una cosa molto interessante, ed è anche una cosa esclusiva, se vogliamo dire, perché ricordiamo che comunque è una tiratura numerata e limitata, esatto, di 200 copie, 200 copie, e che quindi consigliamo di prendere durante le 3 giornate del festival, per chi fosse interessato. Esattamente. Giornata del festival che vedranno Luca impegnato a? Luca impegnato a fare tante cose come al solito. Diciamo che inizialmente il mio approccio con il festival è stato duplice.
come fotografo di palco e come appoggio a un ragazzo che adesso non ha più un ruolo attivo, diciamo, all'interno della polisportiva per motivi di vita, di famiglia e per tutti i motivi che poi ci portano a riempire le nostre giornate, che è Paolo Gasparri. Quando io circa 12 anni fa, credo, sono arrivato in questo gruppo di persone, lui era il responsabile della grafica, quindi io ho iniziato ad affiancarlo ed è sempre stato un compito, almeno per me, veramente stimolante e divertente, perché comunque abbiamo sempre cercato ogni anno di fare una ricerca sulle immagini, i significati, quello, una ricerca immensa a 360 gradi per poi arrivare a fare magari un manifesto e da lì chiaramente tutta la grafica coordinata per il resto del festival. Dopodiché appunto lui si è tirato un attimo in disparte, nonostante sia sempre, noi lo chiamiamo l'eminenza grigia, nel senso che il suo è sempre un, diciamo, un parere più che ascoltato, quindi lui è sempre con noi anche se attivamente non riesce più a dare una mano. E quindi ecco che adesso io mi ritrovo, per quelli che sono i miei compiti principali, diciamo così, a essere il fotografo di palco per le tre serate e a preparare invece il materiale grafico durante tutto il periodo precedente al festival. Poi non sono da solo, va detto, anche Elena e Veronica ogni anno mi danno una mano, a volte in maniera, diciamo, più importante, dando proprio dei disegni o delle tavole che poi io rielaboro e inserisco all'interno delle grafiche, dei manifesti, altre volte magari anche solo un consiglio, però in questi casi tutto è fondamentale. E ho citato loro, ma devo citare anche Armando, abbiamo visto anche lui in un'intervista prima, e anche Armando negli ultimi anni, soprattutto dopo che abbiamo diviso il festival in tre concept per tre serate, lui ha sempre disegnato il manifesto della serata Psychobilly. Ci siamo proprio divisi i manifesti in base anche a quelle che erano le nostre capacità, diciamo, esatto, meglio espresse, diciamo così. Perfetto. E dopo tutte queste anni di esperienze, sicuramente hai qualche aneddoto interessante da raccontarci del festival del Great Anthology? Beh, di aneddoti ce ne sarebbero sicuramente. Si può raccontare. Ce ne sarebbero sicuramente tantissimi da raccontare. Sono sincero, non me ne sono nemmeno preparato uno, quindi andrò, non lo so, proprio dal random. Team della griglia a... Ma sì, ma faccio, guarda, voglio proprio fare un excursus random da quando un gruppo si è presentato il pomeriggio, dopo che si erano fatti un viaggio dall'Ungheria, se non erro, parcheggiando direttamente sulla pista del festival, questo van, aprendo lo sportello, e nel momento in cui hanno aperto lo sportello c'è stata una cascata di lattine che cadeva dal pavimento del bus, uno strato altissimo di lattine miste fra birra e Red Bull, era un po' una cosa, no? Un po' vado giù, un po' torno su. E loro sono fatti tipo, non so, 20 ore di viaggio più o meno in questo modo. Oppure un'altra volta avevamo un gruppo che avrebbe dovuto suonare, diciamo, intorno alle 10:30, gli headliner della serata, intorno alle 8:30 ancora non erano arrivati, di sera ovviamente, li chiamiamo, dove siete? Siamo quasi arrivati, tranquilli, va bene, dopo mezz'ora non erano ancora arrivati, li richiamiamo, dove siete? Siamo quasi arrivati, adesso vi mando la foto, ci mandano la foto, erano prima di Firenze, praticamente. Quindi noi gli abbiamo detto, fermi dove siete, non ci possiamo prendere nessun rischio, siamo partiti io e Giacomo da Scrofiano, siamo andati al Casello a Bettolle per evitare proprio anche il minimo errore di stradine secondarie. L'abbiamo letteralmente scortati, tipo polizia, fino all'ingresso del parco, l'abbiamo proprio letteralmente presi dal furgone e lanciati sul palco a fare il soundcheck, mentre uno stormo di volontari del festival intanto scaricavano aste della batteria, strumenti, quindi credo abbiano montato il palco, fatto il soundcheck in, non lo so, un quarto d'ora. Abbiamo messo in mano delle Red Bull, buona serata, andate, e hanno fatto un live strepitoso, il Gang Mates, hanno fatto un live incredibile. Nei piccoli... Sì, esatto, esatto. Paesino, insomma, magari per le band che vengono da fuori rischia di essere, esatto, difficile da aggiungere, però esattamente delle serate memorabili. Va bene Luca, ti ringraziamo, direi che abbiamo fatto un bellissimo excursus in questa extravaganza del festival. Abbiamo raccontato e ricordiamo che dal 26 al 28 agosto a Scrofiano c'è il nuovo appuntamento con la nuova edizione del festival.
Chiamerei anche gli altri ospiti se vogliono venire per un saluto, facciamo un saluto finale. Ricordiamo appunto che il libro è disponibile in edizione limitata e numerata, esatto, tutte le sere al festival Astrofiano, disponibile anche su Balticana Shop. Abbiamo ricordato che c'è una birra appositamente creata per l'occasione originale, la Trip to Galaxy, si sta spillando già, che stiamo spillando, esatto, che potrete assaggiare al Birantology Festival, ma anche i fusti avanzati a Sapori in Torre Arapolano, a Calibro 22, a Figline Valdarno. Ringraziamo ovviamente tutto lo staff del Birantology e tutti quelli che collaborano, perché ogni persona è fondamentale nel volontariato delle associazioni. Ringraziamo Sapori in Torre che ci ha ospitati per questa diretta, ringraziamo i Lightning che hanno realizzato la diretta, ringraziamo Giardal per la sua meravigliosa regia. Ringraziamo tutti noi e vi aspettiamo dal 26 al 28 agosto a Scrofiano per il Birantology Festival. Ciao!